prendere la linea al 7% e grazie a voi chiudere al 26%. Questo è quello che siete riusciti a fare anche ieri sera nella difficile serata della domenica. Picchi del 26% di share di 3 milioni di spettatori con 9 milioni di contatti a livello nell'Adurso. Grazie a tutti i nostri ospiti, dal professor Renuzzi per averci aiutato a fare chiarezza sui vaccini alla vicepresidente del PD Deborah Serracchiani, i nostri talk sono sempre i più seguiti grazie anche per Domenica Live, aveva scritto la scorsa settimana Barbara D'Urso ringraziando i telespettatori del suo live Non è la D'Urso. La scorsa settimana la trasmissione della domenica sera di Canale 5 aveva ottenuto picchi del 26% di share con 3 milioni di spettatori e 9 milioni di contatti ed era stata la stessa Barbara D'Urso a ringraziare tutti con un post su Instagram. Ma in questa stagione Carmelina fatica a reggere botta contro la Rai. Nelle ultime sfide, infatti, Mediaset non si è mai aggiudicata la sfida all'Auditel della domenica. La fiction Mina Settembre, in onda su Rai 1, ha tenuto incollati i telespettatori vincendo sempre la gara di ascolti. La scorsa settimana l'ultima puntata di Mina Settembre Piccole Grandi Bugie è stata vista da 546.000 spettatori col 26.4% di share, mentre su Rai 3 Che Tempo Che Fa è stato scelto da 712.000 spettatori col 10% di share. A seguire il tavolo piace a 1.446.000 spettatori valevoli per il 7.8% di share. Punto su Canale 5 il live Non è la D'Urso aveva conquistato appena 2.038. spettatori col 12% di share. Il programma era stato più che doppiato anche dall'Allieva 3, la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Quella in onda domenica 21 febbraio è stata l'ultima puntata registrata nel suo storico studio perché dalla prossima puntata Barbara D'Urso trasloca in quello intitolato a Mike Buongiorno che ogni mattina ospita Mattino 5. Un cambio studio come raccontato dalla D'Urso alla stampa richiesto dall'azienda per permettere un risparmio economico. Dopo anni in cui ho usato il bellissimo studio di Live Non è la D'Urso, dalla prossima domenica, per permettere alla mia azienda un risparmio, lo cedo a un'altra trasmissione e mi trasferisco nello studio di Mike Buongiorno. Per me è motivo d'orgoglio occupare quello studio che ha fatto la storia, ma certo cambiare in poco tempo è difficoltoso. Anche questo però per me significa cambiare pelle, ha raccontato la conduttrice.